Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Si muove! Cosa si muove? Tutto quanto! Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse possiamo capovolgere il tempio. E vai. Ora che si fa? Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. Una logica ineccepibile. Se vuoi spezzare quelle catene, temo che dovrai andare a farlo di persona. Capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni. Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Altro qui. Dice che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro secondo le leggende. Esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. I dei lo benedicano, ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Altre trappole mortali. Oh!